È un piacere per me portare il saluto dell'assessorato al welfare di Regione Lombardia al 27° congresso nazionale FADOI e al congresso Animo. Desidero ringraziare la medicina interna, gli infermieri e le loro associazioni che oggi si riuniscono per questo importante momento di confronto e di condivisione. Il grande lavoro che avete svolto in questi ultimi 2 anni nella gestione e nella cura della pandemia Covid-19 è sicuramente un esempio di competenza, di qualità umane e un patrimonio del nostro sistema sanitario. Sono consapevole che oltre il 70% dei pazienti Covid è stato curato in medicina interna. Anche se spesso non apparite, apprezzo tantissimo il vostro lavoro silenzioso che è stato determinante per fronteggiare la pandemia. Ringrazio per il contributo che ognuno di voi ha dato per anche il piano di vaccinazione, al punto che siamo oggi la regione migliore di questo paese per un numero di vaccinati, ma anche tra i primi territori al mondo. Le vostre associazioni mediche e infermieristiche rappresentano una realtà insostituibile nel panorama sanitario nazionale. Voi siete gli specialisti della quotidianità, presenti in tutti gli ospedali e so che vi fate carico ogni giorno di tanti malati che provengono dal pronto soccorso, spesso polipatologici e complessi. Come sapete, la Regione vi è accanto e ha istituito la Commissione regionale di medicina interna. So che avete lavorato molto e molto bene e avete presentato un documento che gli uffici regionali hanno utilizzato con un decreto e delle indicazioni specifiche per il nuovo POS, così come anche organizzare in maniera innovativa il Dipartimento di Area Medica. La proposta organizzativa di modello subintensiva, quindi hub di alta intensità, non hub, di medicina interna, che è frutto del lavoro della commissione regionale istituita, è stata subito sposata dalla Regione Lombardia ed è inserita nelle linee guida del nuovo POS, che sarà completato rapidamente per riorganizzare in maniera moderna le medicine interne. Tutto questo perché siamo consapevoli che il quadro epidemiologico ospedaliero negli ultimi 20 anni è profondamente mutato per la crescita lineare delle patologie croniche non trasmissibili, quindi cardiovascolo, respiratorie, metaboliche, oncologiche e altre, della recrudescenza delle patologie infettive, della comorbilità e multimorbidità frequentemente riacutizzate in una popolazione sempre più anziana e fragile. Questi pazienti complessi sono quelli che impegnano maggiormente il sistema sanitario, prevalentemente proprio nei reparti di medicina interna. Quindi per tutti loro lo specialista internista è lo specialista di riferimento. Ho visto quindi con piacere che nel programma affronterete tutti i temi importanti che porteranno a un sicuro know-how e miglioramento delle competenze cliniche per affrontare le sfide del nostro sistema sanitario che va riorganizzato dopo il Covid. La riorganizzazione del sistema non può che vedere al centro le medicine interne di questa regione. Io mi rammarico di non poter essere presente fra voi oggi, però voglio cogliere questa occasione per augurarvi un grande successo dei vostri lavori, rinnovarvi la mia stima e il mio riconoscimento e attendere i dati che usciranno da questo vostro incontro. Grazie a tutti voi.